Io sono una sopravvissuta all'Olocausto e anche alla dittatura stalinista. Quei giorni sono terribili. Da bambina non dovrei vedere niente, ma ho visto tutto, le cose orribili. I bambini presi in mano, schiacciati contro gli alberi, schizzava il sangue attorno. Come fai a scordarti una cosa del genere? Fuggivamo sempre perché cadevano le bombe e noi sotto le mura venivamo feriti, correvo nei nascondigli dietro o sotto la casa nelle varie cave e poteva raggiungere la bomba. E quindi io ricordo questo momento con grande orrore. Mia madre aiutava gli ebrei a fuggire da questo orrore perché loro erano sicuramente, anche noi polacchi eravamo sicuramente assassinabili e possibili. Ci aspettava in agguato la morte per tutto, ma agli ebrei, e loro non sapevano, nessuno sapeva allora che c'era Auschwitz, che c'era Dachau, nessuno da noi, con tutto ciò c'era un tale silenzio attorno a questi problemi che non c'è assolutamente che si diceva, ma come oggi che ci penso? Ma noi non lo sapevamo allora, nessuno lo sapeva, eppure eravamo a due passi, pensavamo che fosse una normale guerra, ma questo non fu una normale guerra, era l'inizio delle guerre cosiddette mondiali. Già da 1900, un gruppo di sionisti che è cresciuto in ricchezza da molti secoli ha creato una industria mondiale chimico-petrolifera e sanitaria, e già da 1900 lavoravano su come avere il potere nel mondo. E già da allora c'erano studi, già da 1900 c'erano studi sui vaccini, la scienza si è sviluppata tra poi le due guerre, poi un momento incredibile per la scienza sviluppata per far crescere e inventare le armi di guerra, tra l'altro l'atomo, ma soprattutto l'industria di gas e soprattutto l'industria dei medicinali che facessero promettere miracoli e creare i morti. La famosa commedia degli anni 20 di Knock, famosa francese che conosciamo tutti, racconta come un medico venuto in una campagna si diceva: ma come? Qui non vengono più pazienti, come fare? E pian piano ha trovato un metodo. Ha detto: bisogna far tutti malati per avere tutti i pazienti accanto. Quindi il problema già si sentiva allora, negli anni 20, 1920, che l'unica maniera per guadagnare era malato, il malato. Questa è una testimonianza letteraria favolosa, che è storica. Allora, questi gruppi di industrie, delle corporazioni, si sono organizzate attorno a quattro nomi, soprattutto, ma ci sono qualche altro che si è aggiunto dopo, ma sono Warburg, Rockefeller, Rothschild e Morgan. Loro possedevano ormai le ricchezze di tre quarti del mondo, già dall'inizio del 1900, e possedevano tutte le industrie del mondo, di tutti i generi, che erano condensati tra le finanze e tra tutte le produzioni del mondo dal punto di vista petrolifero, produzione di aerei, produzione di macchinari, produzione di tutto quello che era necessario per la vita del mondo. Quindi avevano tutti i soldi e tutti i mezzi per possedere il mondo. Hanno detto: adesso andiamo avanti, facciamo la nostra prima guerra mondiale, ma prima bisogna conquistare l'est. Prima di 1900 conquistano, aiutano a Lenin e a Trotsky di conquistare l'est, di fare
la rivoluzione d'ottobre e abbiamo tutti i documenti a disposizione. Ci sono dietro, vai dietro il denaro e troverai il colpevole. E noi abbiamo tutti i documenti. Tutto quello che dico è basato su documenti, sulla bibliografia precisa e specifica. Io sono membro onorario del Tribunale di Norimberga e quindi ho avuto accesso a tutti gli atti e ce li ho qui in computer e stiamo lavorando come gruppo per far capire che le guerre, la prima, seconda guerra mondiale, ma soprattutto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, vi faccio vedere la pubblicazione di Norimberga, le radici naziste dell'Unione Europea. Questo libro lo potete avere subito. Cliccate sul vostro cellulare e mettete il titolo Le radici naziste dell'Unione Europea. Questo è il compendio di tutti i documenti per farvi vedere che è tutto documentato molto bene, quello che vi dirò. Prendetelo in mano, potete scaricarlo gratuitamente. Potete anche stamparlo. Ve lo dico perché vedrete tutti i documenti, tutte le fotografie di quello che vi dirò. Allora, la prima guerra mondiale è la prima volta che capitava la guerra mondiale, perché finora c'erano le guerre tra gli stati. La prima guerra mondiale comincia come guerra mondiale, quindi parte da uno stato per conquistare il mondo intero. Poi si fanno le alleanze, come con Hitler, Mussolini. Ma è una guerra mondiale già dall'inizio, non c'è più la guerra tra gli stati perché il contenzioso non è più uno stato, ma il mondo. E allora che cosa sta succedendo? La prima guerra mondiale viene persa e quindi chi perde? Non i tedeschi perché erano soltanto arruolati. Loro facevano parte perché tutte queste industrie erano soprattutto condensate in Germania e verso la Polonia, perché verso la Francia, ma soprattutto i grandi ricchi, Rockefeller e Rothschild, avevano i possedimenti Farben e soprattutto Bayer, proprio tra la Polonia e soprattutto in Germania. Quindi la Germania è servita. I tedeschi sono serviti per fare la guerra. Non sono stati i tedeschi che hanno fatto la guerra, sono state queste potenze sovranazionali. E allora, nessuno di noi lo sapeva fino a poco tempo fa, perché i libri che sono usciti, che hanno approfondito questi problemi, hanno 10 anni sono datati da 10, 15 massimo anni. Io mi sono vista migliaia di volumi per poter capire che cosa il problema finanziario, il problema di produzione e organizzazione della guerra e poi il problema sanitario, i problemi che riguardavano la medicina. E ho visto, e qui passo subito alla seconda guerra mondiale, perché la prima, trattato, dopo il trattato di Versailles, dove la Germania avrebbe ha perso, ma non si è preoccupata per niente, perché non erano i tedeschi che hanno perso, ha perso per ora l'industria e questo gruppo sovranazionale. Allora, poco tempo dopo si sono ricostituiti, ricostruiti, soprattutto Finanziati dai Morgan, Hitler fu finanziato dai appunto, Morgan, finanziati di Morgan. milioni di Allora, dollari. sì, ma non soltanto finanziati, lo hanno scelto, Morgan l'ha scelto, ha detto il nostro parente. E poveretto, sergente, non conta niente, però ha ambizioni, così dicevano. Gli facciamo fare una cosa che abbiamo fatto in Russia. Adesso facciamo eleggere, oppure facciamo ancora la rivoluzione, come si faceva in Russia. Hanno fatto una discussione, come farlo uscire in primo piano. Hanno detto no, la rivoluzione costa troppo. Lo facciamo per elezione. E hanno organizzato delle cosiddette democratiche elezioni. È stato eletto a furor del popolo
perché mantenevano tutta la stampa, comprati tutti i mass media, come adesso. Parlava solo lui, Hitler, io lo sentivo perché a casa si sentiva questa voce, l'unica d'altronde possibilità di sentire era proprio la radio, che già c'era. Allora noi sentivamo la radio di Hitler e solo questa radio c'era, però alle 7 di sera c'era la radio Libera Europa e non si poteva sentire perché era molto difficilmente raggiungibile. Perché facevano di tutto per non farcelo sentire bene. E allora un noi po' come i canali di controinformazione nostri, insomma, di adesso. Ah, ecco, ci siamo, grazie per il controcanto. Allora, se un vicino di casa dovesse sentire che noi sentivamo questa radio, perché bisognava alzare il volume per sentirlo, allora era sicura la pena di morte. Ci portavano subito e ammazzavano davanti al popolo, perché per vedere che fanno la punizione esemplare. Allora era un terrore e paura dappertutto. Mia madre salvava gli ebrei, essendo un medico chirurgo, ha costruito un tunnel sotto la casa sua di fronte e pian piano, uno ad uno, perché non si vedesse, perché gli ebrei non potevano uscire dalla città per niente, lì pian piano, in un anno e mezzo, è riuscita a salvare centinaia di vite degli ebrei. Allora, questo, e poi durante l'epoca stalinista, e c'era un terrore lo stesso, non si poteva passare da una città all'altra, perché bisognava andare alla polizia e dirti, ecco, io parto 3 chilometri, oltre la città, e dovevi dirlo, e devi, quando arrivavi dovevi andare a segnalare che sei arrivato, ricontrollata vista.